In questo video proverò degli snack che arrivano direttamente dal Giappone. Molti di voi mi avevano chiesto se conoscevo dei siti dove comprare degli snack giapponesi che non fossero però degli abbonamenti mensili. Non so quanti siti esistano di questo tipo, però ne ho trovato uno e questo sito è Samurai Buyer. È una specie di eBay giapponese e potete trovare snack, ma anche gadget, vestiti eccetera, che trovate esclusivamente in Giappone. Quindi potete trovare non solo gli snack un po' più commerciali, ma anche delle cose un po' più tradizionali. In questo sito appunto ho selezionato 4 snack che volevo provare e adesso li proverò con voi. E iniziamo! E iniziamo con i Bikatsu Bikatsu. Si chiamano così, ragazzi, c'è scritto, non è colpa mia. Come vi ho detto nel video dell'apertura scatola, dalle mie ricerche pare che questo sia molto molto popolare in Giappone e dovrebbe essere salato, non mi ricordo più. Proviamolo! Ok, sembra una fettina panata in pratica. Sa pure di pesce. Forse è un pezzo di pesce salato. Raga, come i bastoncini Findus, ve li ricordate? Questi sono bastoncini Findus dopo la dieta, insomma. Sa di qualcosa che so. Sa un po' di tempura, un po' di riso al curry. In realtà è buono, lo sapete? Tipo riso al curry panato. Sa di quello, è buono proprio, mi piace un sacco. È un po' duro da mordere, diciamo, da staccare, però è proprio buono, cioè questo me lo finisco. Next! Si sente il wasabi, però non pizzica, però vi dà quella botta tipo de menta, no? È una combinazione molto particolare col cioccolato bianco, però quasi quasi mi piace. Sì, dai, approvato, devo dire. Se vi piacciono i sapori particolari, questo vi piacerà sicuramente. Next! E ora il momento tanto atteso, il momento dei Tokyo Banana. Come vi ho detto nel video dell'apertura scatola, tipo un anno fa, no, forse 2 anni fa, uno dei miei compagni giapponese, appunto, mi aveva portato da Tokyo uno di questi dolcetti che si chiamano Tokyo Banana Tree. Mi era piaciuto talmente tanto che da allora ho cercato su internet dappertutto. Questi Tokyo Banana Tree non li potevo trovare, cioè apparentemente si potevano trovare solo a Tokyo o in Giappone. Fino a che non ho scoperto che sul sito Samurai Buyer ce li hanno e quindi ho preso 2 sapori diversi, sono emozionatissima. Iniziamo con quello al cioccolato. Chocolate Banana Cream, forse anche crema di banana? Proviamo. E cioè la scatola è troppo carina, guardate quanto è bella, un po' metallizzata. Taran! Cioè guardate che carine! Cioè, ma non sono un amore, ragazzi, sono troppo carine. Pure il fiocchettino c'hanno. Ragazzi, è buonissimo, è sofficissimo. C'è la crema quanto basta, non è secco, non è allapposo. E sa tipo di banana split, perché sa un po' di cioccolato, un po' di banana, troppo buono. Next! Ed ora, quelli al brownie. Sono commentatissima. La scatola qua è un po' diversa, è così. Cute! Questi sono un po' più scuri. Hanno un aspetto buonissimo, ragazzi. Cioè, guardate, tipo un mini brownie. Vedete, il sotto è più scuro. Leopardato, ragazzi, è stupendo. Tudu! Questo è buonissimo, non ha la crema in mezzo, sa proprio di brownie e poi c'ha un pochino di banana pure. Buoni! Ecco, questo non è secco per niente, non ha lappa, è troppo buono. Cioè questo col cappuccino spacca, ragazzi. È tutto qua! Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri video di questo tipo. Io faccio un nuovo video ogni domenica e giovedì e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Vi ricordo che le magliette e le felpe e i poster di RoxyRoxTV sono disponibili e se mi taggate nelle vostre foto con la maglietta, la felpa o il poster di RoxyRoxTV potrete essere il RoxyRocker della settimana, finire qui. Vi manderò tantissimi saluti, tantissimi bacini, tantissimi abbracci e tantissimo amore. Come sempre saluto le persone che mi hanno mandato un tweet, qui avete altri 2 video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!